Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi noi ci mettiamo nei panni di un informatico che lavora in un supermercato. Il direttore gli ha detto di mandare la lettera ad ogni cliente e all'inizio della lettera ci deve essere carissimo Mario Rossi quando è un uomo e carissima Maria Rossi. Peccato che nella lista clienti, che è un file separato da virgole, potrebbe essere un dump file fatto con S400, questa istruzione logica non ci sia. Noi lo facciamo con la stampa unione. Facciamo tasto destro e vediamo che all'interno del file separato da virgole non c'è, ci sono i campi nome e cognome separato da virgole, con il delimitatore del testo che sono le virgolette, c'è la spesa, vedete, ma questa istruzione logica non c'è. Come possiamo aggiungerla? Semplicemente possiamo al volo, un attimo, possiamo fare tasto destro e apriamo con un foglio di calcolo il file separato da virgole. Noi utilizziamo LibreOffice Calc e la stessa cosa si può fare con Excel. Il pannellino è identico, ci chiede qual è il delimitatore della separazione, vedete, della virgola, e qual è quello delle stringhe di testo, che sono le virgolette. Facciamo OK, il file separato da virgole viene trasformato in un foglio di calcolo. Come vedete, noi abbiamo il campo nome, cognome, indirizzo, sesso, molto importante, perché per associare a Maria Rossi l'espressione carissima e a Francesco Verdi l'espressione carissimo ci vuole il campo sesso con FM, e poi abbiamo la spesa. La facciamo così, la spesa diciamogli subito che sono euro, quindi facciamo tasto destro, facciamo formato celle, quello che si può fare nei fogli di calcolo e nel foglio separato da virgole non si può fare, e selezioniamo valuta. Essendo il nostro computer in italiano, sceglie l'euro, vedete, il separatore delle migliaia, il separatore dei decimali e la virgola, ok, e questi diventano euro. Doppio clicchiamo, vediamo che Mario Bianconi è quello che ha speso di più. Dobbiamo aggiungere questa istruzione logica, semplicissimo, tasto destro, inseriamo colonna a sinistra, la chiamiamo saluti, sarebbe greetings, e la risolviamo con una espressione se, con la funzione se. Se, aperta parentesi, nel campo sesso, no? C'è F, cioè uguale a F maiuscolo, punto e virgola, allora mi scrivi carissima, altrimenti, punto e virgola, tu mi scrivi carissima. È una soluzione, ci sono tante maniere per risolvere questo problema, no, a noi ci piace farlo così. Rivediamo l'espressione se, che cosa dice? Se nel campo sesso c'è la F, bisogna scrivere carissima, se c'è la M di maschio bisogna scrivere carissimo. Doppio cliccando nella maniglietta, vedete che noi propaghiamo questa soluzione e la controlliamo: carissimo Guido, carissima Elena, carissima Maddalena, carissimo Mario. Bene, adesso lo dobbiamo salvare, però non in un file separato da virgole, sennò perdiamo tutti questi elementi. Salva con nome e scegliamo come formato l'ODS, sarebbe Open Document Spreadsheet, corrisponderebbe all'XLS, diciamo, di Excel, e lo salviamo in scrivania. Questo che cosa sta diventando? Sta diventando il nostro sorgente di dati esterno per la lettera circolare e la stampa unione. Lo mettiamo qua. Da ricordare che in LibreOffice bisogna aver installato praticamente tutti e tre programmi, sia il Writer, sia il Calc che il Base, perché la stampa unione che cosa fa? Al volo clona il database fatto con il foglio di calcolo e lo trasforma, dopo lo vedremo, in un database fatto con Base. Quindi abbiamo bisogno di tutti e tre programmi, il foglio di videoscrittura, il foglio di calcolo e il database. Allora, che cosa facciamo? Possiamo creare la lettera circolare che verrà poi riempita con la stampa unione. Usiamo il foglio di scrittura. La lettera circolare ha una parte fissa e una parte dinamica. La parte dinamica proviene dal sorgente di dati esterno. Dobbiamo adesso collegare o registrare, come si dice tecnicamente, il sorgente di dati esterno a questo foglio di videoscrittura. Menu inserisci, opzione, comando di campo, voce, altri campi, cioè i campi dinamici della lettera della stampa unione devono provenire da un sorgente di dati esterno. Quale? Bisogna andare nella linguetta database, il tasto sfoglia ci fa navigare all'interno delle nostre risorse e scegliere questo oggetto esterno, lista clienti.ods. Vedete che lui l'ha registrato, lo doppio clicchiamo ed ecco che compare la tabella, facciamo la freccetta e i campi ci vengono presentati. Possiamo adesso aggiungere la parte dinamica della nostra lettera circolare. Saluti, inserisci, poi mettiamo il cursore, spazio, nome, inserisci, mettiamo il cursore, spazio, cognome, inserisci. Che cosa sta facendo? Con i campi grigi ha inserito la parte dinamica. Quando ci sarà Mario scriverà carissimo, quando ci sarà Maria scriverà carissima, cioè in maniera ciclica, come se fosse un ciclo stile, sostituirà i campi del foglio di calcolo con la parte dinamica del foglio di videoscrittura. Questa è una lettera di circolare per la stampa unione. Lei quest'anno ha speso presso di noi, che
che cosa, punto e virgola, noi facciamo, facciamolo un pochino più grande che voglio che da casa si veda bene, facciamo 14, va bene, e poi facciamo qui addirittura 20, dobbiamo aggiungere un altro campo, lei ha speso, e facciamolo in rosso la spesa, ad esempio, ha speso presso di noi, che cosa? Il campo spesa. No? E facciamo quindi, andiamo nel database, spesa, inserisci, vedete lui scrive spesa in rosso, grazie, torni presto nei nostri negozi. È una lettera un po' così, un pochino stringata, ma noi dobbiamo fare degli esempi molto brevi. Quindi abbiamo registrato il database lista clienti IT e abbiamo inserito come campi dinamici saluti, nome, cognome e spesa in euro. Vediamo se verrà mantenuto il formato euro. Questa è un, ci sarà un po' di suspense in questo video, perché il formato euro noi l'abbiamo messo all'interno del sorgente dati esterno fatto con il foglio di calcolo. Quindi se vi trovate nella necessità di dover diciamo togliere questo database dalla registrazione del vostro foglio di videoscrittura, si clicca questo tasto che si trova facendo tasto destro e poi si personalizza la barra degli strumenti, e vedete che se cliccate tasto destro database registrati potete selezionarlo ed eliminarlo quando avete finito, altrimenti se lo ricorda per sempre, perché questo collegamento diciamo è di sistema, rimane per il foglio di videoscrittura. Quindi abbiamo cliccato questo tastino, poi si seleziona il sorgente dati esterni e si fa elimina alla fine della procedura. Adesso abbiamo creato tutto quanto, abbiamo fatto la parte fissa, la parte dinamica, possiamo procedere a stampa unione. Quindi si fa file, stampa. Lui si rende conto che c'è un'entità collegata in maniera esterna e ci dice il tuo documento contiene campi di database rubrica. Non è vero, qui si sono sbagliati, avrebbero dovuto scrivere contiene un sorgente di dati esterno. Non è detto che una rubrica, può essere qualsiasi cosa. Vuoi eseguire una stampa in serie? Sarebbe la stampa unione? Sì. Dopo le opzioni sono facilissime, vedete che lui ci fa vedere qual è il database registrato in LibreOffice Writer, finché noi non lo togliamo, non lo cancelliamo con la procedura che abbiamo fatto. Non lo vogliamo fare su carta subito, noi lo vogliamo fare su file e vogliamo che sia tutto in un documento singolo, se no per ogni record lui ci fa una lettera. Facciamo ok, semplicemente scrivania e gli diciamo lettera ai clienti, gli dobbiamo dire dove salvarlo e come chiamarlo. Facciamo salva e vedete che adesso fa la procedura di registrazione, vedete che pesca tutti i 7 record dal foglio di calcolo e inserisce queste informazioni all'interno dei campi dinamici del foglio di videoscrittura, creando un altro documento. Quindi la lettera circolare è semplicemente una specie di matrice per creare la lettera dopo vera e propria. Notiamo che per fare questo ho clonato il nostro database che era in formato foglio di calcolo in base. Se lo doppio clicchiamo, vediamo, andiamo nel settore tabelle e doppio clicchiamo, vedete che l'ha clonato. È per questo che ci serve, oltre che il writer e il calc, anche base. Andiamo a vedere che cosa ha fatto. Non salve, apriamo in Open Document Text, no? La lettera, il risultato della lettera circolare, e vediamo che cosa ha fatto. Diamogli un pochino di tempo, ci dovrebbe essere una pagina per ogni cliente. Vedete, carissima Maria Rossi ha speso presso di noi 3.654 euro, abbiamo risolto la suspense. Se facciamo il formato valuta nel foglio di calcolo, viene mantenuto anche nella lettera circolare. Grazie, torni presto nei nostri negozi. Facciamo la nostra lettera, carissimo Francesco Verdi, quindi abbiamo mantenuto la richiesta del direttore, ai maschi viene fuori carissimo, alle femmine viene fuori carissima. La spesa ovviamente è quella di Francesco Verdi, ovviamente ogni campo è collegato dinamicamente, Guido Bianchi ha speso solo 432 euro, e Elena Rossi, carissima, ha speso 8.000 euro, vediamo, l'ultima aveva speso di più, poi c'è Serena Verdini, carissima, 231 euro, carissima Maddalena Bianconi, 756 euro, e vedete, carissimo Mario Bianconi ha speso 10.000 euro. Allora, praticamente dopo, se voi volete togliere il database dalla registrazione, è sufficiente fare questo tasto qui, lo trovate, fate tasto destro, database registrati, lo selezionate, ce ne potrebbe essere più di uno, elimina, vedete, e sparisce praticamente il database. Allora, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.